Allora, iniziamo la conferenza stampa prima di entrare per davvero in clima derby con mister Ceglia e il nostro capitano Riccardo Gaiola. Farei fare gli onori di casa a Marco Leoni, responsabile, comunque membro di Zeuscar, e oggi inizia di fatto una nuova partnership, sarà official partner del Forlì con una particolare attenzione a quello che è il nostro settore giovanile. Ti chiedo di introdurci un po' quella che è la vostra attività e perché hai scelto di intraprendere questa collaborazione con il Forlì. Grazie. Innanzitutto benvenuti a tutti. La nostra realtà è una realtà che nasce nel 75 con una prima sede a Faenza, una seconda a Imola e una terza a Ravenna, che c'è un po' di conflitto di interessi in questo contesto, però, e da pochi mesi a Forlì. La nostra realtà è una realtà che fa parte dell'automotive, però in un senso più ampio. Noi ci definiamo un hub della mobilità, nel senso più ampio del termine, nel senso che oltre alle vetture, che è stata la nostra prima attività, il nostro primo servizio da dare ai clienti, abbiamo ampliato anche con una business unit di moto, veicoli commerciali e noleggio a lungo e breve termine. Forlì per noi vuol dire tanto perché di famiglia siamo originari di questa città, quindi a distanza di 50, di quasi 50 anni siamo qui. Quindi dal nostro punto di vista anche un'accezione romantica e quindi interagire anche col tessuto della società attraverso una realtà storica del panorama sportivo della città, quello che com'è il Forlì Calcio, per noi ha un valore enorme. E abbiamo pensato appunto di partire da quello che è il settore giovanile, l'Academy, che sarà appunto il futuro, l'oggi, il presente, ma anche il futuro del Forlì Calcio. Quindi abbiamo instaurato questo rapporto, questa collaborazione, perché è questo che ci piace definirla, con una realtà importante appunto della città. E siamo molto orgogliosi di essere qui oggi. Non mi nascondo che dal mio punto di vista sono un po' emozionato perché, come vi dicevo, ha proprio un valore anche affettivo, questa situazione qui, anche da amante e appassionato di questo sport. Grazie mille. Grazie a voi. Iniziamo poi la parte di conferenza stampa. Inizia Alessandro dell'ufficio stampa Forlì Calcio, poi a seguire tutte le domande prima per Mister Ceglia e poi andiamo dopo per Riccardo Gaiola. Prego. Buongiorno mister, Ravenna Forlì è stata la prima partita di questa stagione dove la squadra ha offerto una bellissima prestazione, un'ottima prestazione. Si può dire che l'obiettivo per sabato è quella di replicare questa prestazione? Assolutamente, ovviamente con l'intenzione magari anche di portare il risultato dalla nostra parte, perché comunque quella partita va raccontato che in campo avevamo meritato qualcosa in più, non abbiamo raccolto quanto prodotto, però sicuramente dal punto di vista del gioco l'idea è quella, andare a Ravenna e giocarcela comunque a viso aperto. Buongiorno mister, Francesco Elia dalla Torre Radio Web. Miramari, dopo la partita di Coppa con il Ravenna, si era detto abbastanza sorpreso dall'atteggiamento che il Ravenna aveva tenuto, un atteggiamento attendista. Ravenna non aveva giocato una partita a viso aperto. Le chiedo, secondo lei, quale atteggiamento avrà il Ravenna, anche figlio magari del cambio allenatore, e che cosa si aspetta? Ma allora, loro dopo il cambio comunque adesso stanno prendendo tantissimo entusiasmo perché comunque hanno fatto 9 punti nelle ultime 3 partite, quindi sicuramente sono una squadra in fiducia, sono una squadra che comunque sulla carta è stata costruita per vincere il campionato, quindi con elementi individuali molto, molto forti, quindi penso che anche per loro sarà un'occasione di venire a giocarsela a viso aperto e penso che vorranno fare questo, perché comunque le ultime partite hanno dato indicazione di una squadra più proiettata in attacco, che assegna tanti gol, quindi ci aspettiamo una partita da giocare colpo su colpo.
Sì, mi sapete un po' quindi come l'avete preparata e se teme qualcuno in particolare del Ravenna. Ma l'abbiamo preparata come sempre, perché noi comunque dobbiamo ricordarci sempre di stare in quelli che sono i nostri principi e concetti di gioco, mantenere la nostra identità. E per quello che è il temere, fondamentalmente abbiamo detto prima, loro hanno un parco giocatori importante, però sì, timore, ma relativo, nel senso, anche noi abbiamo i nostri valori e, come detto, ce l'andiamo a giocare a viso aperto. Dai. Se non ci sono ulteriori domande per Mister Ceglia, direi di passare alle domande per Riccardo Gaiola. Partiamo sempre da Alessandro Fabbri, che ci sta a fuori calcio. Ciao Riccardo, hai saltato le ultime due partite per infortunio, ti chiediamo come stai, sei pronto a tornare? Sì, ne ho saltate tre di la verità. No, l'ultima sono stato in panchina perché se c'era bisogno sarei entrato. Sono in recupero, sto bene, sta settimana ho ripreso con la squadra, i primi due giorni sono stati per capire come stava andando il recupero, poi da mercoledì ho ripreso con la squadra, quindi per la partita di domani ci sarò. Io ti chiedo, ovviamente queste si dice spesso che sono partite che si preparano da sole, soprattutto per noi di Forlì è un derby molto importante, ma ti chiedo tu da capitano quali sono le tue sensazioni e come te la vivi una partita del genere? È una partita sì che me la vivo, è sentita anche in spogliatoio, è una partita che sentiamo però in maniera giusta, cioè siamo carichi per andare a affrontarla, sappiamo cosa vuol dire per Forlì andare a giocarsi questa partita. E sono sicuro che domani faremo una gran partita. Grazie. Vuoi chiederti innanzitutto che tipo di infortunio avevi avuto e poi domani secondo te quale sarà, che cosa potrà fare la differenza, quale potrà essere la chiave della partita? Allora ho avuto una piccola elongazione al flessore, niente di così grosso, e domani penso che la differenza la farà come sempre. Secondo me è la nostra attitudine a voler improntare subito il gioco dalla nostra parte, sicuramente sarà importante quello. Penso che sarà quello la cosa più importante domani, perché a livello di emotività, di atteggiamento, è una partita che, come abbiamo detto prima, si prepara da sola e l'agonismo sarà alto. Temi di più il singolo o il collettivo del Ravenna, dal tuo punto di vista? Il collettivo, penso, è una squadra fatta per vincere il campionato, ha molti, molti giocatori forti e molte riserve, però sono sicuro che noi ce la giocheremo alla pari. Grazie mille, ci lasciamo con un grande in bocca al lupo in vista di domani e appuntamento allo stadio poi per le prossime appuntamenti. Grazie a tutti.